Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo su Rogue Galaxy, dove appunto dobbiamo continuare la nostra avventura. Quindi teletrasportiamoci subito vicino al bar Angela, visto che appunto abbiamo il teleport a disposizione, e vediamo che cosa sta succedendo, perché a quanto pare qualcuno ha dato fuoco al bar. Angela, where are you? Right here. Are you okay? I think so. That's good. I'm sorry, Digo. My bar, it's history now. I know it was your one and only hangout. Angela, I didn't go there to hang out. I went to be with you. Digo. I can't believe Gale would do this. Wait! They're civilians! What do you mean? The enemies are supposed to be special forces in disguise. We've been set up. This is a civilian ship. Why? How could this happen? Oh no! I won't let you kill our children! Stop! Hold your fire! You bastards! Gale, stop. We killed a lot of citizens out of sheer ignorance. But that's no excuse. Gale and I quit the military after that incident. Since then, everything's gone crazy. But why would they do this? The military is full of people who don't want this war to end. Someone like that must have set us up. They wanted to stir up hatred for the other side, and did whatever they could to escalate our battles. How horrible. We lost our pride as soldiers. Our fighting morale was shot, of course. But so was our will to live. Digo. So that's what happened. The burden we've carried these 10 years has been a pretty heavy one. I think it's about time. Time for me to end this, Gale. Come on, you two. We're off to the mine. Okay. Ok, e quindi abbiamo capito effettivamente quale sia la storia del nostro nuovo amico Digo. Allora, al solito, perdonatemi se vi faccio vedere questi tratti, ma voglio salvare, perché in questa zona, come abbiamo visto nella scorsa volta, sto avendo dei bug dopo alcuni combattimenti. Quindi preferisco evitare di rivedere o registrare nuovamente i filmati, in modo tale da poter comunque... Allora, proviamo ad andare qua, perché forse questa è la zona più vicina alla miniera, credo.
di dove siamo andati, ovviamente, perché non abbiamo esplorato tutto al 100%. Esatto, che adesso dobbiamo andare da questo lato e dovremmo poter raggiungere la miniera. Allora, stazione, esatto, stazione mini a sud. Ok, qui non c'è nulla di particolare, non ci sono botteghe, non c'è nulla, quindi possiamo continuare. La storia comunque di per sé è vista e rivista. Qui ci vuole la chiave delle stelle. No, chissà, no. Let's hurry. Gale is in the mine. Quindi dobbiamo prendere un altro treno, a quanto pare, giusto? Però non vorrei che ci siano forse bauli, forzieri da qualche altra parte. Let's go to the mine. Gale and the great tablet are there, right? Ok, non credo che ci siano bauli. Sì, è diretto alla miniera. Andiamo. Ci siamo, finalmente siamo giunti alla miniera. Allora, forzieri da questo lato non ce ne sono. Qui ce n'è uno, anzi due addirittura. Da questo lato non c'è nulla. Quindi andiamo. Poi ovviamente girerò io per conto mio a cercare bauli. Questo farò, le farò tutte quando ovviamente ci sarà quella parte, come in tutti i giochi di ruolo, dove dovrò levelappare, dovrò migliorare le armi, dovrò fare tutto, eccetera, eccetera, quindi non vi preoccupate. Non so se riuscirò a fare addirittura delle guide dove poter craftare magari le armi finali o cosa serve per craftare le armi finali. Non ne ho idea. Vediamo cosa riesco a combinare. In base a quello che riesco a combinare, in base a quello che riesco a registrare, soprattutto, magari faccio una guida per le armi più forti, le armi consigliate, e cerco anche di farvi vedere come, appunto, ottenere gli oggetti e come craftarle. Halt! Time for a shift change. Huh? Haven't seen you around before. You new? Haven't you heard? We joined the drilling team yesterday. It checks out. All right, go on in. Grazie alle tessere che abbiamo acquistato, al mercato possiamo entrare. Qua ovviamente penso ci saranno scontri casuali, ma penso molto probabilmente di sì. Vediamo se abbiamo qualche eureka per il nostro amichetto. Esatto, cerchiamo di potenziarlo un po', dato che è l'ultimo arrivato, quindi giustamente necessita di un piccolo power up. Ecco qua, già stiamo quasi completando altre sue abilità. Ricordano un po' le sferografie di Final Fantasy X, vero? Ce l'hanno quel tocco. Ok, vi ricordo, Zegram al momento non lo sto potenziando, ma solo perché lo utilizzeremo più in là, quindi non ha molto senso potenziarlo adesso. Tutto qua, quindi preferisco utilizzare i materiali per i personaggi che utilizzerò più spesso all'inizio, anche se poi ovviamente livellerò tutti, farò le armi a tutti, o comunque cercherò di fare tutto quello che è necessario. Anche perché poi c'è una sfida che mi ricordo, la torre da 99 piani, che è bella figa. Qui immaginavo ci fosse un mimic. Allora, abilità, spada illusoria, la nostra amata spada illusoria. Aia.
Il nemico va in smarrimento, nice. E non posso più utilizzare... Le pozioni curative le possiamo utilizzare, ormai ne abbiamo talmente tante che non è un problema. No, continuo a combattere. E pozione curativa. Ok, ormai l'abbiamo sconfitto. È bello ormai poter affrontare i Mimic senza avere troppa paura. Diciamo una cosa abbastanza positiva. Allora, qui non c'è bisogno di accelerare le cose. Possiamo anche andare... questi sono fastidiosi. Perché vedete, prima bisogna liberarsi della loro protezione. No, oh, è caduto. Oh merda. Non so se ho rinascite, ma credo di averle comprate. Quindi probabilmente la possiamo far ritornare in vita a chi sa la. Esatto. Ok, bravissimo. Così non devo scendere io. Tonico, eccezionale, molto molto buono. Vorrei trovare in realtà delle armi di Digo. E non so effettivamente se le potevo comprare da qualche parte. Non lo ricordo sinceramente. Allora, però voglio andare un po' in esplorazione, perché qui ci sono tante cose. Questi sono piuttosto infami. Bravo, non cadere. Madonna, ci mancava solo che... Dov'è l'altro? L'altro è caduto. Vabbè, scendiamo. Amen. Siamo scesi anche noi. Va bene. Alla fine non è un problema. Ok, stiamo attenti ai vicoli ciechi perché... Esatto. Siamo pieni di vicoli ciechi. Ovviamente se andrò in esplorazione ancora a lungo, in realtà... Non è Elisir. Vabbè, magari se faccio un po' di esplorazione in più, giustamente, non ve la faccio vedere, perché non ha senso. Faccio un taglio e poi vi faccio vedere cosa ho trovato dalla mia esplorazione. Anche perché questi mostriciattoli sono abbastanza resistenti. Allora, ho maxato la mia spada, quindi vediamo... con cosa la possiamo unire. Dopodiché probabilmente faccio un taglio, perché voglio andare un po' in giro ad esplorare la miniera. Voglio vedere un po' quello che c'è a disposizione. Con impulso cremisi. Ma questo è Durandal. Impulso cremisi purtroppo. Purtroppo... cioè, potrei unirle. Ma non so cosa potrei ottenere. Però, che facciamo? Le uniamo? Uniamole, dai. Vediamo cosa mi viene fuori. Penso che comunque qualcosa di interessante possa sempre venire fuori. Wow. Iceberg livello 29. Bisogna stare attenti, perché se mi escono armi troppo forti io poi non posso equipaggiarle. Ora ad esempio lui
Ah, ok, la puoi equipaggiare. Livello 29, cioè precisi, capito? Cioè può succedere anche questo, che praticamente craftiamo armi che sono troppo forti per il nostro livello. Quindi potrebbe succedere anche questo. Comunque, faccio un taglio, mi esploro con calma le miniere e poi ci rivediamo dopo. Allora, signori, ho esplorato tutta la miniera e non mi sono fermato, ovviamente, perché il mio spirito di, diciamo, di esploratore mi ha permesso anche di esplorare tutta la cittadina. Quindi ho scoperto che appunto dentro l'armeria, cioè dentro l'armeria, dentro la città era presente anche l'armeria. Infatti mi sono comprato delle armi nuove da far potenziare o comunque da portare su come livello per tutti quanti i miei personaggi. Ho trovato anche un paio di forzieri in giro con ovviamente materiale per il crafting e anche un'arma nuova per Kisala, che poi vi farò vedere magari più in là dove appunto ho trovato questo baule. E per quanto riguarda il resto adesso niente, andiamo avanti. Oddio, perché questi dobbiamo buttarli giù così, se magari non mi shottano prima. Ale, allora un secondo, che qua la situazione sta sfuggendo di mano. Eccolo, non hanno messo la po'. Certo che le telecamere. Cioè, come ha fatto a crepare già? Ah, ma quello le sforna. Ah no, allora erano tanti proprio di per sé. Wow, che combattimento pesante. Infatti mi ha dato quasi 1000 monete. Cioè quasi 1000. Sì, vabbè, 1000 monete. Buono, buono. Allora, vedo un pochino magari cosa c'è da fare qui. Oh, una bottega. Adesso mi sa che venderà comunque, penso, pozioni e questa roba qui. Vediamo. Ho qualche minerale, qualcosa, infatti. Minerali per cristallo, ok. Cose che per il momento non mi servono, fortunatamente. Allora, a questo punto non lo so. Direi che forse posso anche andare avanti. Oddio. Questi bisogna attaccarli solo in testa. Ok, io allora mi occupo di questo. Là ho visto un baule entrando. Allora. Magari diciamo che mi metto a esplorare. E comunque ci sta alla fine. Non mi ha preso il comando, grazie. Ok. Allora, direi che non c'è molto da dire in questo momento. Magari mi faccio una bella esplorazione per conto mio. Mi vado a esplorare tutta la parte, diciamo tutta questa parte di miniera, e poi ci rivediamo nel momento in cui saliamo, così poi appena salverò, che comunque arriveremo praticamente alla fine di questo dungeon, se così si può dire, saluteremo e poi nella prossima puntata, o magari forse in questa stessa, magari la concludiamo qui, facciamo il boss e poi ci vediamo dopo. Benissimo, ho esplorato anche la seconda falda della miniera, come potete vedere l'ho completata tutta. Per cui saliamo nella terza, vediamo che cosa c'è nella terza e poi in base a quello che bisogna fare decido ovviamente dove concludere l'episodio. Mi sembra abbastanza ovvio questo, anche se in realtà non abbiamo registrato mi sa tantissimo, quindi vediamo un po'. Area Scali, ecco, quindi mi sa che qua forse è la zona finale. Fatemi vedere, sì, esatto, qui è la zona finale. Allora, andiamo avanti. Wheel elettrica. A proposito, ho trovato un sacco di oggetti per gli Eureka. Vediamo, esatto, vediamo qua cosa dobbiamo utilizzare.
Ecco, vedete, qui c'è un'altra. Mulinello livello 2. Questo è interessante. Guarda qua quante cose andiamo a sbloccare. Passione fatale. Poi Digo, efficienza PV, che sarebbe anche ora. Ok, perfetto. Qui mi sa tanto di boss. Ma noi siamo abbastanza preparati. So it's you, Digo. Open your eyes, Gale. Don't do anything stupid, like rejoining the military. I'm not about to live my life a loser like you. Now, I'm gonna reclaim everything I've lost. Don't you get it, Gale? This will never bring back what we've lost. Come on! Gale! Here we go! Gale, wake up! Come on, see if you can take us! Arms! Offer his arms! This can't be good! Yes, now! I needed that! Quanto è OP la spada illusoria, madonna. Ok, ovviamente la meccanica del boss è abbastanza semplice. Prima eliminare il primo braccio, poi ovviamente eliminare il secondo, e poi infine la macchina centrale, giustamente, è il boss. Mentre la spada illusoria, che tra l'altro riesce a oltrepassare le barriere, cioè nel senso oltrepassa, vedete? Per questo è veramente veramente forte. Perfetto, adesso possiamo colpire la parte centrale. E tra l'altro adesso non so come mi posso attaccare, perché rinascita, utilizziamola subito. Allora, vediamo se è un tonico. Bene. Ne ho presi parecchio durante l'esplorazione della mappa, quindi ero abbastanza sicuro di averne. No, facciamo attenzione. Attacco speciale stella lucente.
Poi che bello, hanno praticamente anche i colpi homing, no? Cioè vanno praticamente verso l'avversario da soli. Cioè, veramente, veramente top. Ho fatto scorta comunque di rinascite, di tutto, quindi no, abbastanza tranquillo. Ne ho parecchie da poter utilizzare. Con questo levo veramente poco. Invece guardate con la spada illusoria quanto riesco a levare. E guardate come il colpo va praticamente a segno sempre. Bacio angelico non l'abbiamo mai visto, quindi ve lo faccio vedere. E noi ridiamo spada illusoria. Guardate che bello il colpo che va a segno da solo. Fighissimo. Quindi facciamo attenzione. Ehi là. Guardate, va pure. Ma no, 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 veramente. Spada illusoria è l'attacco più OP di tutto il gioco. Ora utilizziamo un altro tonico. Aspettiamo di riprendere nuovamente l'abilità. No vabbè, proprio spada illusoria è il game killing. È bello che poi si può fare anche dall'alto, vedete? Puffete. Boss sconfitto. Ho preso anche comunque tante nuove armi, perché dall'armeria piano piano ho sempre acquistato nuove armi, quindi tutti i miei personaggi hanno armi combinate tra di loro e anche armi singole. Caster, che sono forti. Kisala, che sono forti, scusate. Veramente tanta roba. Digo. End of the line, Gale. There's still time. Bring back the old Gale. Who are you to talk? You've given up on life. You actually think your past crimes are forgiven just because you let your life go to hell? I'm not like you, you know. No. I'm gonna reclaim everything I've lost. So, that's your decision? All right, Digo. Let's finish this. Let me make the pain go away.
the pain go away. Finalmente. Madonna mia, che palle sto boss. It's not over yet. I'm... What the? Look over there! It can't be. Is that... Tablet. Guess the trade's complete. What? Of all the... Moriarty, why? Do you get it now, Gale? The Moriarty clan doesn't care about you at all. They were just using you. Yeah, again. Just like they did back then. And you were right all along, Digo. But it seems you were wrong about one thing. I didn't get involved with the tablet negotiations for money or for a ticket back to the military. You see, Moriarty promised me. He told me that the tablet would bring an end to this war. That its mysteries would be unraveled, so the fortunes of Eden could bless the galaxy with abundant resources. And you believe them? No. More like, I wanted to believe. If we are to atone for the crimes we committed, we have to put an end to this foolish conflict. All I wanted to recover was my pride. My pride as a human, not as a soldier. Gale, you're... Digo, it's time for me to go. Where are you going, Gale? There's nowhere left for you. Sure there is. Just one place. Keep that, and I'll see you on the starry seas. Let's go back. I'm worried about Angela. Okay. Finalmente possiamo andare ad aprire quei forzieri. Allora aspetta, là il salvataggio è da quel lato. Anche se adesso comunque non dovrei avere nulla di cui Penso che sia un esplosivo. No. Antica pergamena 2. Wow, incominciamo già con le antiche pergamene 2. Dovrebbe esserci un altro forziere lì. Però lì ci vuole la chiave, mi sa, quindi non posso aprirlo. Allora, Eureka, perché abbiamo la pergamena 2. Questa cos'è? Ha efficienza PA livello 1. Ok, buono. Peccato, pensavo fosse la spada illusoria 3. Mentre invece è questa la spada illusoria. No, efficienza PA 2. Non mi ricordo se effettivamente c'era una spada illusoria 3. Ma credo di sì. Colpo infuocato 2, ovviamente.
Mulinello livello 2. Che queste tra l'altro erano cose che avevamo sbloccato prima, se non erro. Solo che giustamente, avendo riavviato, devo risbloccare. Ok, potenzia PV. Lo so, mi dispiace fare di nuovo le stesse cose, ma Madonna mia, quante cose. Pensavo di dover sbloccare tutta sta roba. Ok, Zegram, poi lo facciamo qui là. Allora, quel forziere in realtà non so se è un mimic, ma non credo, non dovrebbe essere un mimic. Esatto. Chiave delle stelle. Allora, per evitare problemi e per evitare tutto, io voglio andare a salvare. Voglio andare a salvare e ovviamente chiudere questo episodio, perché è stato abbastanza traumatico per me. Non credo per voi, perché avrò fatto il classico lavoro tagli e cuci. Però per me è stato veramente traumatico, quindi voglio chiuderlo e poi successivamente riprendere dal prossimo episodio, dove appunto continueremo la storia e ce ne andremo probabilmente da questo pianeta, dato che qui non abbiamo più niente da fare. E tra l'altro vorrei anche capire quanti soldi ho, perché male che vada potrei andare a comprare le altre armi all'armeria. Quindi questa potrebbe essere una cosa. Allora, qua intanto ci curiamo. Come faccio a vedere i soldi? Aspettate un secondo. 10.000, sì, mi sa che adesso vado a spendere all'armeria e poi salvo e ci vediamo alla prossima puntata. Bye bye.